progetti di innovazione urbana rappresentano una positiva esperienza di collaborazione tra la regione e i comuni e una felice coniugazione tra quelli che sono gli obiettivi della legge urbanistica 65 e quelli che sono gli obiettivi europei per quanto riguarda la coesione, che indicano anche nella sostenibilità urbana, i progetti che devono essere sviluppati. Il progetto Hope è uno degli interventi più belli, più importanti di Empoli perché andrà a ridisegnare il volto della città. Sarà sicuramente motivo di rilancio della zona, ma della città nel suo complesso. Abito a Cecina da 50 anni. Mi trovo qui a Villaggio Scolastico, un posto meraviglioso per me e vita. Questo mi permette di essere reintegrato nel mondo reale, come ero prima, nonostante tutto, la mia disabilità. È stata una bellissima cosa che è venuta incontro alla quotidianità delle persone. Sono stati resi felici tanti bambini e tanti genitori. Tra la regione e i comuni è una coprogettazione che ha dato vita a questi progetti di innovazione urbana. Sono stati finanziati 9 di questi progetti. Grazie a questa riqualificazione del progetto più, la piazza del Comune di Capannoli diventa assolutamente più a favore del cittadino. Non solo è maggiormente fruibile da parte di persone anziane, ma anche da parte dei giovani che trovano qui un punto di aggregazione, un punto dove potersi incontrare. I lavori fatti è sempre un valore aggiunto perché si migliora sempre. Il progetto è molto bello. Una bella piazza per Montemurro, secondo me è una bellissima cosa. Sai, accontentare tutti è difficile, però sembra una grande cosa. Buttando un occhio al futuro, speriamo che appunto questi lavori possano migliorare quello che è l'aspetto commerciale, ma soprattutto dei cittadini. Quindi la vediamo in positivo. La piazza ha cambiato completamente aspetto e è sicuramente più godibile. Un piano di rinnovamento è stato non solo utile, ma anche necessario. Laddove si punta sulla cultura, musica, sport, tempo libero, aggregazione, penso che siano davvero progetti vincenti. Sono favorevole che abbiano pensato a fare un parco giochi per i bambini e tutta la ristrutturazione della piazza a Lucca, Sant'Anna. Una riqualificazione e una qualità migliore dal punto di vista urbano, ma anche una migliore qualità dal punto di vista sociale. Prato ha una grandissima opportunità di continuare nella sua opera di integrazione con la popolazione cinese. Questa serie di interventi sono di grandissimo valore, soprattutto valore sociale. Ben venga questa integrazione.